Buon pomeriggio a tutti. Qui sesto appuntamento, come abbiamo annunciato poco meno di 20 minuti fa, sesto appuntamento con il Mezzo Pieno Tour. In diretta con termoonline.it abbiamo come ospite Valerio Fontana. Buonasera. Allora, questa sera parleremo di politica. Abbiamo avviato questo nuovo quartetto di incontri parlando appunto di politica. Il tema centrale è quello del connubio tra politica e giovani. Tu sei uno dei giovani del territorio, una delle persone che maggiormente si impegnano in politica. Lo fai attraverso un partito che spesso è al centro dei riflettori, sia a livello locale che a livello nazionale. Parliamo del Movimento 5 Stelle. Allora, un giovane che aderisce, anzi, prima di tutto, perché senti forte la vocazione all'impegno alla politica? Intanto buonasera a tutti gli amici che ci seguono. Intanto ti devo ringraziare sia per l'invito, per lo spazio che mi concedi, soprattutto anche per quell'articolo di presentazione. Sono veramente lusingato delle belle parole spese nei miei confronti. Nulla ovviamente di campato in aria, anche perché da sempre Grazie, sei uno dei volti più noti nell'impegno, poi affronteremo questi temi da vicino tra qualche istante, però sei uno di quelli che si impegna di più nella lotta referendaria, nella lotta degli attivisti e un po' anche a livello politico. Quindi tornando alla sì. domanda, ovviamente ringraziandoti e ringraziando chi ci segue, perché hai aderito alla politica, diciamo così. Guarda, ti parto, inizio subito con una citazione che fa sempre Beppe Grillo, che dice: se tu non ti interessi di politica, comunque la politica si interesserà di te, e spesso lo fa nella maniera sbagliata. Io intanto ho scelto il Movimento 5 Stelle, lo seguo da anni, sono un attivista dal 2012, anche se Beppe Grillo lo seguivo da prima nei suoi spettacoli, e secondo me gli va riconosciuto, ora indipendentemente dalla politica e dagli schieramenti, gli va riconosciuto un merito, che è quello di essere stato un precursore di temi importantissimi, dai nuovi paradigmi produttivi, dalle energie sulle fonti rinnovabili, i cicli di produzione, alla mobilità sostenibile, tutti i temi attualissimi, soprattutto oggi a Termoli, guarda caso, si parla molto di mobilità sostenibile anche in relazione al tunnel, e temi contemporanei, e che comunque mi hanno sempre affascinato, mi hanno sempre interessato. Io penso che io non mi definisco un politico, io non lo sono, sono più che altro un cittadino attivo. Ecco. L'attivismo è un qualcosa al quale tutti dobbiamo protendere. Interessarsi del bene comune, della propria collettività, è un impegno finalizzato a rendere migliore l'ambiente dove vivi, la collettività dove vivi. Quindi, se mi impegno in politica, lo faccio per me, per le persone care, per la mia collettività, ma soprattutto perché penso, che è una cosa che bisogna fare per migliorarsi, per migliorare l'ambiente, beneficeremo tutti. E questo è il motivo per quale mi occupo. In realtà, cioè io da solo non avrei mai fatto tutto questo. Mi sono occupato di tutti questi temi, se come dici tu ho svolto un ruolo centrale nell'attivismo termolese, anche perché faccio parte di un gruppo, o di diversi gruppi. E quando sei in un gruppo, ti senti più motivato, ti spronano a partecipare. Ecco, io per dirti, nell'esperienza con i comitati referendari, io sono stato nominato, coordinatore, del comitato Termoli Decide, ma io personalmente non avrei mai preso l'iniziativa di dire lo faccio io. Ecco, quando vedi tante persone che ti indicano, che scelgono te, allora ti senti chiamato in causa, e una volta in ballo, balli, ecco. Voglio essere provocatorio adesso. I grillini sono noti e soprattutto conquistano le piazze qualche anno fa, anche se un po' una forzatura, però qualcuno non me ne vorrà per questo, per il V-Day. Sì. Oggi queste V esistono ancora e a cosa sono rivolte? Questa V esiste, ce la portiamo dietro anche proprio fisicamente nel simbolo. La scritta Movimento 5 Stelle sulla bandiera, sul logo, ha una V rossa, la V di Movimento è rossa.
E quella V si riferisce proprio al V-Day. Che parafrasando cosa significa? È il Baffa Day. Il Baffa Day. Però è vero, lì ci fu una contestazione di piazza, eravamo nelle piazze di Bologna e un po' in tutta Italia. Però attenzione, perché dietro questo slogan provocatorio, e lì si celava un'iniziativa che era una raccolta firme che si chiamava Parlamento Pulito, dove era una petizione vera e propria, una legge di iniziativa popolare che chiedeva, ad esempio, che chi era condannato in via definitiva, o non ricordo se aveva anche procedimenti penali in corso, non poteva ricoprire Ruoli politici, ruoli. ma doveva andare. Esatto. Ma doveva occuparsi semmai di politica dall'esterno, ecco. Quindi, Politically correct, quindi sta la migliore in questo momento, sarebbe la meglio questo dibattito tra noi. Adesso, non per interromperti, i grillini, Movimento 5 Stelle, sono entrati di prepotenza, diciamo così, nelle ultime due tornate elettorali. Parlo della regionale di qualche anno fa, 2018 si rivota tra le altre cose, e parlo delle comunali, sia di Termoli che di Campobasso, dove c'è appunto una rappresentanza. Allora, tralasciando Campobasso, rispetto a Termoli c'è Nick Di Michele al consiglio comunale, minoranza, rappresentanza della minoranza, mentre al regionale ci sono Manzo e sì. Federico. Modi diversi di interpretare la politica, da quella accesa, focosa di Michele a quella più calma, più cauta, più mansueta, diciamo così, anche se non meno pungente, di Manzo e Federico. Tu sei più per il chiasso, tra virgolette, o per la calma all'interno del consiglio? Allora, io ti premetto che li conosco tutti e tre molto bene e cioè, li ho seguiti da vicino. Quando sono entrati, allora, Antonio e Patrizia, quando sono entrati in regione, fai conto che sono stato anche nominato membro del gruppo consigliare, quindi siamo entrati insieme e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Antonio e Patrizia hanno un approccio diverso, sicuramente diverso rispetto a quello di Michele, però dobbiamo considerare anche che il ruolo del consigliere comunale e il ruolo del consigliere regionale sono molto diversi tra di loro a livello politico. Per esempio, in regione c'è l'iniziativa legislativa che in consiglio non hai. Antonio e Patrizia hanno scelto la via più sottile, forse anche più complicata, che è quella, se vogliamo, non dico della mediazione, però magari di ottenere un po' meno, ma ottenerlo, quindi lavorare a livello tecnico sugli emendamenti, sulle proposte di legge, studiare ne nelle commissioni, partecipare nelle commissioni, cercare di lavorare anche tenendo presente che poi le loro proposte sono soggette a una votazione in consiglio che, insomma, devi convincere anche gli altri consiglieri. Questo problema Nicolino Di Michele non ce l'ha perché intanto non ci sono leggi da proporre. Nick è un grillino, se vogliamo, un po' più duro e un po' più estremista, se vogliamo, ma solo nei modi, nella forma, e che, come dire, è focoso, si indegna per quello che vede nel consiglio comunale. Di sicuro ci sono tante cose che l'accomunano. Una di queste, che è importantissima, è che non hanno mai tradito il loro mandato. Sono tutti e tre fedeli ai principi del movimento e soprattutto, che è una cosa rarissima nella politica recente, hanno mantenuto le promesse che hanno fatto in campagna elettorale. Patrizia e Antonio restituiscono una grande fetta dei loro compensi, sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che in percentuale restituiscono di più. Avevano dichiarato che non avrebbero percepito i rimborsi elettorali e l'hanno fatto. Così come Nick Di Michele aveva promesso di restituire il 10% del suo compenso e l'ha fatto pochi mesi fa. E Quindi su questo sono. 10% ci fermiamo un attimo Sì. perché qui a sottovoce ci servono un bel aperitivo, quindi Grazie, ma recuperiamo un dai. po' le forze, diciamo così, ma soprattutto la giusta salivazione, anche perché stai Grazie. parlando tanto.
Ringraziamo anche il sottovoce caffè di Via Martiri della Resistenza che ci sta ospitando qui in questa diretta. Allora, continuiamo nella trattazione del nostro argomento. Allora, abbiamo parlato un po', un piccolo flash sulla politica regionale, la politica ai nostri spettatori, la politica regionale e la politica comunale. Facendo la lista dei V, delle V da inviare, qual è la prima? E vabbè, la prima per forza di cose la devo indirizzare al nostro primo cittadino termolese, che è stato l'interlocutore di un'esperienza che per quanto mi riguarda è durata in prima persona 2 anni, che è quella dei comitati referendari. Non ha concesso il referendum cittadino, ma non è che non l'ha concesso a me, non l'ha concesso a 33.000 cittadini termolesi. Noi semplicemente chiedevamo che un'opera, stiamo parlando del tunnel e della riqualificazione urbana, un'opera così grande, così impattante, tra la più grande opera di riqualificazione urbana che Termoli abbia mai visto in epoche recenti, di che ne dica lui, non era presente sul programma elettorale, no, di tunnel non se ne parlava. Però qualcosa di riqualificazione avete anche Parlava. voi, eh? Allora, lui parlava di riqualificazione di Piazza Sant'Antonio e personalmente sono favorevole. Quando dice che è indecorosa quella piazza, così com'è, ha ragione. Il fatto che qui andiamo ben oltre, c'è un project financing che regala enormi cubature di pregio a un privato, c'è un monopolio di parcheggi che dura 30 anni, che include anche le strisce blu esterne. Insomma, Termoli ha attivo lo strumento del referendum che esiste per queste cose. Gliel'hanno chiesto 3.000 persone. 3.000 persone hanno sottoscritto una petizione popolare che chiedeva la sospensione dell'iter e l'indizione del referendum. Sono state ignorate in Parliamo anche maniera. della questione del cinema adriatico, parliamo della questione del raddoppio ferroviario, Sì. quindi un referendum in sé che va visto non nell'ottica del semplice solo progetto di riqualificazione del centro, ma nell'ottica di uno strumento offerto ai cittadini. Quindi Certo, ma. quello di cui vi sentite privati, altro non è che uno strumento che quello del È uno referendum. strumento di democrazia. Guarda, io credo che tra i vari compiti indiretti del sindaco ci sia anche quello di educare al senso civico i propri cittadini. Questo sarebbe stato un esperimento di democrazia bellissimo, primo nella regione Molise, nella storia del Molise, e che avrebbe fatto crescere questa collettività. Il sindaco ha negato tutto questo, ha negato una crescita culturale e civica dei cittadini e ha negato il diritto di scegliere come deve essere la città, ma la città non è di chi la governa, è di chi la vive. Quindi i cittadini avevano il sacrosanto diritto di pronunciarsi in merito. La governa però è stato legittimato nel suo ruolo e anche in questo c'è da dire una cosa che rispetto a tutte le iniziative che vengono poste in essere dagli attivisti per i movimenti per l'acqua, tra l'altro piccolo aneddoto, siamo stati insieme a Bruxelles qualche Sì, anno è fa vero. appunto per parlare di acqua pubblica, quindi si parla anche con nozione di causa di questo tema, però su questo ci sono stati tanti cittadini che per certi versi sono sempre gli stessi che si presentano sotto forma di vari comitati diversi, con un nome diverso, con un tema diverso da portare avanti, però sono sempre gli stessi. Termoli si chiude in 20, 30, 40, 100 cittadini o è realmente 33.000 persone che si danno da fare per la politica? A volte sembra proprio uno scollamento da parte degli attivisti che non seguono realmente quello che la città chiede, perché i numeri non lo so fino a che punto sono così elevati, come in seguito parlo degli attivisti. Ma guarda, questa iniziativa, ti ripeto, era sottoscritta da 3.000 cittadini elettori. Il sindaco ci disse che sono pochi, eppure leggo sui giornali dei giorni precedenti che insomma, il PD festeggiava un grande successo di partecipazione democratica dove 1.100 persone si sono recate a votare le primarie. Noi ne portavamo in seno il triplo. E allora perché quella è un grande risultato mentre il nostro è stato totalmente ignorato? Poi per rispondere alla tua domanda, l'attivismo in generale è fatto a
c'è sempre chi coordina, chi ci mette la faccia e chi si propone anche per esempio alla stampa, chi si prende l'onere di spiegare ai cittadini. Poi ci sono tanti attivisti che lavorano in silenzio e poi c'è un terzo livello che sono i cittadini che ci supportano, che può essere una firma, può essere un sostegno anche di tipo economico. Noi abbiamo ricevuto tante piccole donazioni perché ci autofinanziamo. Quindi il motivo forse è che chi intanto inizia a fare attivismo continua a farlo. Se magari vedi le stesse facce, che poi non è così perché io sto notando un certo rinnovamento che c'è, se vedi le stesse facce in realtà è solo la punta di un iceberg. Dietro ci sono tantissime persone che lavorano in silenzio e che supportano l'iniziativa. Anche perché c'è da dire che durante le iniziative, appunto i cortei, le manifestazioni, il numero di attivisti è enorme, non parliamo di 100 persone, ero provocatorio nella domanda, perché abbiamo visto gli attivisti durante la campagna referendaria sull'acqua, abbiamo visto quelli impegnati per il nucleare, quelli impegnati a suo tempo per la Turbogas, che comunque io non ero ancora in Molise, però so che a Tu suo tempo c'erano tanti. c'eri in quel consiglio comunale dove si è decisa la Lì bocciatura? non ci si poteva neanche entrare Io, con tutti gli attivisti che c'erano, quindi l'attivismo è comunque una fetta importante della città che attraverso il referendum appunto chiedevano di entrare, di essere messi in discussione. Poi sì e no, si sarebbe saputo dopo, però intanto loro chiedevano di entrare nel dibattito attraverso dei temi ben precisi e particolari. Al di là del referendum, quindi non vogliamo fossilizzarci in questo, abbiamo detto bocciato il sindaco Sbrocca. A livello regionale, promosso frattura? assolutamente no, a livello regionale, guarda, io penso che tocchiamo veramente l'apice dello sdegno generale di questa regione. Innanzitutto, cioè, criticabile da ogni punto di vista. Sotto il piano prettamente politico, i risultati parlano da soli. Guarda che fine ha fatto lo zuccherificio, con 180 famiglie che hanno perso la principale entrata economica. Eppure sui giornali leggevo le dichiarazioni dell'assessore Facciolla che pochi mesi prima della chiusura dei cancelli prevedeva un futuro roseo per lo zuccherificio. Ora, questa se non è incompetenza, non so cos'è, significa allora mentire sapendo di mentire, che è anche un aggravante. In più io vedo nella sede dei gruppi del PD, un po' in tutta Italia, vedo sempre la foto di Berlinguer. Ora, sorvolando sul concetto di sinistra in Italia, credo che sia il caso, in Molise soprattutto, di rispolverare un attimo la questione morale nei confronti dei nostri governanti. Ci sono le Iene che praticamente ormai hanno aperto una rubrica apposita sull'assessore Facciolla, che a giorni alterni alla ribalta anche della cronaca nazionale. Per fatti. Ovviamente lì c'è la magistratura che su alcune cose si sta decidendo, in un certo senso sta svolgendo le sue indagini, i suoi controlli, le sue cose, quindi non è opportuno neanche dare colpe, dare giusto, cioè, sono opinioni personali che comunque nella stampa vengono lanciate in un certo modo, però la giustizia vuole che finché non si è colpevoli o comunque non si è indicati come responsabili, allora Però dobbiamo sorvolare. se permetti, si sta parlando di soldi pubblici, di 155 mila euro che sono della collettività. Ora non sto facendo un processo, però se permetti il tema interessa a tutti noi, anche perché erano fondi destinati al sisma e che un sacco di famiglie stanno ancora attendendo di percepire. Ribadisco appunto che c'è la magistratura che sta indagando, quindi Va non bene, spetta a noi parlare di ok, va bene. questo. Quindi non fare il grillino perché comunque non regge. La magistratura ha il suo ruolo. La legge si Vabbè, muove su rimaniamo in ambito determinate cose. politico. Rimaniamo in Vabbè, ambito rimaniamo in politico. ambito Dopo questo politico. piccolo litigio, Rimaniamo quindi. in ambito politico. Sì, i risultati, ti dicevo, sono sotto gli occhi di tutti. Quant'è? 2 mesi fa ci siamo scambiati quel video dove vedevo partire il termolijet che metteva la parola fine a una pagina tristissima sia per il turismo molisano, termolese, che per in generale tutta la regione e lo sviluppo economico. Anche se qui le responsabilità forse partono un po' da più dietro.
comunque anche qui il giudizio è negativo, anche in termini di promesse. Prima ti dicevo che va riconosciuto ai nostri portavoce che mantengono le promesse. Questo governo regionale non l'ha fatto. Io Si sono ricordo impegnati per la Banca della Terra, un altro lo. Sì, progetto sì, che sì. è comunque importante, anche se ad oggi anche quello latita, ma latita non per colpa di chi l'ha promosso, quindi del Movimento 5 Stelle, Sì. latita per altre cose, quindi per altre Lì dinamiche. necessita sì di un regolamento attuativo, in realtà un po' complesso perché va fatto il censimento di tutte le Sono 3 anni però che si particelle. va avanti così, sono Sì, delle lungaggini in sì, cui ci sì. si perde. Tu ami Termoli. Sì, decisamente. Lo manifesta il tuo essere laureato, non essere fuggito via, ma esserti messo in discussioni lavorando, forse in ambiti che non ti competono pure per certi versi. Faccio tante cose, no. Io insegno anche in una scuola di recupero anni scolastici, c'ho dei ragazzi che mi vengono a lezione, aiuto i ragazzi delle scuole superiori in matematica e fisica, che è una materia che è Cosa poco pensi avvezza. delle teste che fuggono dalla città e non danno il loro contributo? Perché comunque di giovani come te, anche nell'ambiente universitario, ne hai incontrati tanti di validi che semmai si sono laureati ma poi sono scappati via. È una necessità ed è un grave problema. Diceva Renzo Piano che i giovani devono viaggiare per spirito di conoscenza, non per necessità. Da noi vanno via per necessità, non c'è lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile in Molise è al 38%, tra i più alti in Italia, credo che sia il doppio della media nazionale. E questo è il motivo principale. Un'altra grande fetta, devo dire, dei ragazzi di 18 anni vanno via per motivi di studio. Appunto, adesso io ti ricordo che Termoli, nel silenzio generale, negli ultimi anni ha perso la facoltà di ingegneria, non c'è più. È ancora in ambito scolastico perché, guardate, gli istituti scolastici sono anche un elemento di attrattività. Abbiamo una struttura meravigliosa che è l'Istituto Tecnico Nautico, che ce ne sono meno di 50 in tutta Italia, era un attrattore, al momento versa in quelle condizioni. Addirittura leggo, ho letto nel piano di alienazione che si sta cercando anche di venderlo a un privato. Ecco, tutte queste politiche, cioè la responsabilità è prettamente politica. Non, i giovani purtroppo hanno ben pochi motivi di rimanere qui e di questo mi dispiace molto. Fossi tra gli amministratori di questa città, semmai come sindaco, Sì. cosa faresti per primo? Allora, Termoli. Allora, io non penso di non dire un'eresia se ti dico che il reddito pro capite di 33.000 termolesi potrebbe aumentare di almeno 20.000 euro all'anno se ci decidessimo a sviluppare concretamente il settore turistico a Termoli. Guarda, proprio oggi sul blog di Beppe Grillo si parla di turismo. Hanno intervistato un docente universitario che ha tirato fuori dei dati e dice che 1 miliardo di euro investiti in settori come l'industria petrolifera o l'acciaieria genera 300 posti di lavoro. 1 miliardo di euro sviluppato nel settore turismo ne genera 12.500. 12.005, oltre a essere un settore che concretamente porta ricchezza, ricchezza di quella reale. Termoli potrebbe essere un'oasi felice, solo intaccando concretamente il potenziale turistico di questa città. Purtroppo anche qui È colpa della politica o degli imprenditori? questa è una bella domanda. Gli imprenditori potrebbero fare di più. Un po' si adagiano sugli allori, però non è giusto generalizzare perché ci sono anche esempi concreti di Virtuosi, virtuosi, diciamo. di virtuosismo. Chi deve fare quello, chi deve sviluppare concretamente il settore è la politica. La politica può intercettare fior di quattrini dall'Unione Europea, la può sviluppare concretamente, deve guidare gli imprenditori ed essere da garante. Cioè, noi abbiamo un lungomare che, ecco, finalmente, insomma, inizia a conoscere opere di riqualificazione
che lo valorizzano un po', però è inaccettabile. Cioè, io mi rifiuto di accettare che nelle sere di agosto, d'estate, in una città balneare, l'unica attrazione di un lungomare deve essere il camioncino di un kebabaro parcheggiato a bordo strada. È inaccettabile. Quindi c'è una grave lacuna. Noi siamo davanti a una miniera d'oro, solo che non ci danno i picconi per Anche scalfire. perché al di là dei vessilli, bandiera blu, bandiera verde, tutto quello che sia, al di là di questi vessilli c'è una spiaggia che merita, un mare bello e soprattutto una realtà che comunque è vivibile, si può star bene. I cittadini cosa fanno per migliorare Termoli? Guarda, i cittadini fanno molto. Termoli ha uno sottobosco di associazioni e comitati molto più florido di quello che ci aspettiamo. Stanno nascendo i comitati di quartiere e questa è una bella cosa perché rappresenta, diciamo, la cellula più piccola della partecipazione alla vita politica, il comitato di quartiere. Vedete cosa stanno facendo i ragazzi di Via Udine per tutta quella annosa questione sulle strade. C'è un associazionismo, c'è il volontariato, c'è tanto volontariato di persone che aiutano i nostri concittadini a titolo gratuito. Io ho molta fiducia nella popolazione termolese perché sto toccando con mano e mi sto rendendo conto che siamo circondati da tanta gente capace e propositiva che porta avanti concetti di principi sani. Purtroppo io non vorrei essere ripetitivo, ma manca sempre una sponda da chi le cose le può cambiare veramente, che sono i vertici decisionali, che è la vita politica. Chiudere le porte ai comitati, chiudere le porte ai movimenti è sempre sbagliato. Negare il dialogo e la partecipazione, perché poi finisce che uno si scoraggia e si demoralizza. Il Consiglio Comunale è composto di maggioranza e minoranza. La maggioranza detiene ovviamente il maggior numero di voti e costantemente batte e manda a casa quasi tutte le proposte della minoranza. Ora, la minoranza lavora nel modo sbagliato o la maggioranza interpreta nel modo sbagliato le proposte della minoranza? Io credo che insomma, questa amministrazione abbia un po' la tendenza ad essere troppo autoreferenziale. Quando nell'esperienza dei comitati, una volta un consigliere mi prese sotto braccio e mi disse: Valerio, questa storia del referendum, noi siamo stati eletti noi, decidiamo noi. È un po' questo spirito che guida la mano, anche se alcune cose sono state approvate anche in seno alla minoranza. Quando c'è oggettività della bontà di una proposta di legge, insomma, di una proposta, di un'iniziativa, insomma, qualcosa passa. La maggioranza è compatta intorno al suo sindaco e intorno a quelle persone, alla giunta. Se tu pensi che l'opera di riqualificazione del tunnel non è mai passata in consiglio comunale ed è stata approvata da solo 4 o 5 assessori in delibera di giunta. Eppure, ecco, io qua voglio spronare un attimo i consiglieri di maggioranza che prendessero parte al dibattito. Si sono solo pronunciati in tema di referendum bocciandolo all'unanimità. All'interno del comitato però c'era anche un membro proposto direttamente dai comitati, quando fu fatto sì. Quindi Sì, lì. No, non, cioè, ma lì è non la. è sì e no il puntare il dito alla politica, diciamo che la politica è qualcosa di più gustoso, fatto di ingredienti diversi, dove se anche chi ha proposto i comitati come referente boccia un quesito, Quella era una commissione tecnica, tu ti riferisci sì, alla alla commissione, commissione, era una sì. commissione tecnica comunque a maggioranza, ma quello era un giudizio tecnico. A me piacerebbe che ci fosse il dibattito nelle opportune sedi. L'opportuna sede è il Consiglio Comunale. Discutete di tunnel. Allora spero che la questione arrivi in Consiglio con la variante al PRG necessaria per il tunnel. Dimmi Un tutto. flash, giusto per concludere perché siamo a 29 minuti, quindi giusto un flash. Il Molise ha diversi rappresentanti della politica all'interno del governo nazionale. Sì. Riferendoci all'onorevole Venitelli, settimana scorsa esaltata per certi
versi da Christian Zani, per l'attività svolta e per la difesa della termolesità, per certi versi, quindi la marineria, il suo impegno nella pesca. Come giudichi l'onorevole Nittelli e con essa anche gli altri referenti del Parlamento Allora, nazionale? per bilanciare un po' la cosa, se Christian Zani l'ha esaltata, io la critico. Dai, gli riconosco che ha scelto un argomento giusto da portare a Roma per la rappresentanza territoriale, che è il mare, la pesca, la blue economy, è giusto, porta avanti temi necessari a questa collettiva. Il problema è che alle parole seguono fatti diametralmente opposti, perché se da una parte professa la difesa del mare e la tutela, dall'altra vota sì allo sblocca Italia che autorizza le trivellazioni in Adriatico e sulla terraferma. Ecco, se magari alle parole potesse far seguire anche gesti congrui, allora il mio giudizio cambierà, ma al momento no, no, non posso darlo positivo, mi Allora, dispiace. un po' di pepe quindi l'abbiamo lanciato, non ce ne vogliano chi in realtà è stato tirato in causa, forse in modo indiretto. Ovviamente la legge fa la sua parte dove è richiesta, dove è richiesto il suo intervento, il cittadino fa la sua, che è quella a volte di criticare, a volte di dare battaglia, a volte di difendere la propria città, a volte anche di bersi un bel aperitivo, semmai Sicuramente. sottovoce. Quindi ringraziamo tutti voi che siete venuti qui, sì, ci avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.